materialismo storico che, e questo è stato lo scherzo del Novecento, si è tutto gettato e travasato nella virtualità. Il materialismo voleva la oggettualità, toccare le cose, il cibo, il benessere, la materia. Nel momento in cui lo abbiamo raggiunto, internet, la televisione, l'elettronico che ha distrutto anche il cinematografico. Una volta col cinematografico c'era la pellicola, si toccava. Adesso con l'elettronico fai una diretta, non resta niente. Niente. Nelle nostre teche restano giusto i telegiornali perché li conserviamo, ma di dirette non resta niente. E i telegiornali dopo un certo numero di anni si distruggono perché flickera tutto e non li puoi più utilizzare. Questa è, diciamo, è stata una delle grandi beffe. Mediterraneo. Io nel 2002 ho pubblicato Diario Mediterraneo con la Terza. Quel Diario Mediterraneo era in realtà il racconto di 15 anni di arrivi e partenze dal Mediterraneo. Nel 90 ero andato in Albania, c'era ancora il regime di Ramizzalia come coda del sistema di Enveraggio. E avevo scritto un viaggio in Albania, poi non avevo fatto in tempo a tornare, che a Brindisi era arrivata una prima nave di profughi, di rifugiati. Qualche tempo dopo, nel marzo, mi pare il 10 marzo di 20 anni fa, a Bari arriva la Volora, 30.000 albanesi, quindi si apre l'ira di Dio. Quando scrissi quel romanzo Adriatico, in realtà era come se parlassi del Mediterraneo, cioè di un luogo di fantasmi che attraversavano questi mari. E però allora cominciai a convincermi di un'altra lettura dell'Italia, una Italia da dividere, da leggere, non in senso politico sud, centro e nord, ma una Italia tirrenica, una Italia adriatica e una Italia appenninica. Una Italia appenninica che arrivava, che dalle Langhe andava fino ai Monti Iblei e che guardava al Mediterraneo come luogo della capacità dell'accoglienza, come luogo della capacità di sopportare gli arrivi, le invasioni. Io mi ricordo che nell'80-81 avevamo una rivista fragile e noi parlavamo di occidentalismo imperfetto, di orientalismo imperfetto a proposito delle nostre terre. Cioè non eravamo del tutto orientali, non eravamo del tutto occidentali, perché avevamo i residui di povertà che erano proprio dell'Oriente, ma avevamo già le forme di benessere avanzate dell'Occidente, e dunque c'era l'uno e l'altro e non c'era né l'uno né l'altro. E allora dicevamo, allora, tant'è che poi dopo Fragile facciamo subito la rivista In Oltre e poi l'altra rivista In Croci, e ci rivolgevamo a Bruxelles per dire: attenzione, sbrigatevi ad aprire il corridoio 8, attenzione che quei paesi che voi avete colonizzato, noi abbiamo colonizzato, sono il futuro per tutti noi, e che il Mediterraneo è un subcontinente. Feci poi un altro libro nel quale raccolsi una sessantina di interviste che avevo fatto a mezzo mondo sul loro rapporto tra tutti questi intellettuali e il Mediterraneo. Quindi me ne sono occupato, al punto che nel 1997 con Luciano Violante pensammo di realizzare un telegiornale del Mediterraneo. La cosa poi non andò in porto perché costava troppo, ma mi ricordo che mi mandarono in Francia, mi mandarono in Marocco, in Tunisia, nei paesi dell'ex Jugoslavia, a cercare nelle sedi delle grandi emittenti, a cercare persone, intellettuali, giornalisti che avrebbero potuto e voluto lavorare con noi per realizzare questa
fascia quotidiana di informazione, perché poi è nato Mediterraneo, la rubrica settimanale di Palermo. Noi abbiamo messo su Levante, che è la rubrica che guarda a Oriente. Adesso è nata a Trieste un'altra trasmissione, ma anche questa settimanale, che guarda a sud-est, al nord-est. Però un telegiornale è un'altra cosa. Il telegiornale tutti i giorni ti copre almeno un quarto d'ora e ti racconta quello che sta accadendo nel bacino. Perché oggi è un fatto importantissimo. Se è vero che è Facebook, se è vero che è Internet, hanno aperto gli occhi a tutti questi giovani che si stanno ribellando nella fascia del Maghreb. Ma accade già in treno da Roma a Potenza, da Roma a Bari. E dunque mi sono concesso questo gioco. È un gioco che stigmatizza anche una maniera mia di raccontare, che è l'insieme di realismo magico, racconto antropologico, valore della storia e soprattutto la metafora. Costruire metafore, o meglio, costruire simbologie. E queste cose le ho imparate ovviamente dialogando con persone che ora non ci sono più, ma che sono anche maestri. Il maestro può essere anche una persona con cui ha avuto un rapporto di un momento, ma ti ha acceso una lampadina. Allora ho imparato, per esempio, in qualche conversazione con Calvino, come utilizzare appunto la metafora. Con Raffaele Crovi, che era il braccio destro di Elio Vittorini, ho imparato che il mio racconto antropologico poteva essere una novità in Italia. Da Pontigia ho imparato a fare il farmacista delle parole. Però mentre questi amici milanesi mi volevano portare verso quella che si chiama la linea lombarda, che è un narrare geometrico o un poetare geometrico, e che loro prendono da Voltaire, prendono dall'illuminismo francese, io sono stato sempre un po' riottoso. Io ho sentito forte il barocco meridionale e mediterraneo e ho in qualche modo bevuto ciò che loro mi dicevano, però ho sempre opposto questo barocchismo mediterraneo, che vedevo bene soprattutto nella grande cultura popolare delle nostre terre. Da un lato lo vedevo in certi autori come Giambattista Basile, l'appunto degli punti, l'utilizzo cioè della struttura del dialetto e di una mediolingua, di una coinè contadina che entra nell'italiano. E da un altro lato la grande cultura affidata alle nostre processioni, affidata alle tradizioni, quello è un barocco popolare straordinario. Pensate, che ne so, alla processione del Venerdì Santo di Barile, o i grandi riti, la messa pazza di Vico del Gargano, i pappalusci di Francavilla Fontana, cioè questa, la pigliata calabrese. Chi le ha inventate queste cose? Il popolo. C'è stato un regista senza nome, che è il popolo. Ecco, da tutto questo, che io ho rifiutato negli anni 60 e 70 perché volevo entrare nella modernità, ma che ho recepito e capito successivamente, quando ho studiato bene De Martino, quando ho studiato bene Bronzini, Lombardi, Satriani, ho detto: no, amici miei, non mi fregate. Se una strada devo percorrere, forse sbaglierò, ma questa è la mia strada, come diceva Scotevaro. Noi, col vestito contadino, andiamo alla festa del paese. Noi, col vestito meridionale, entriamo in questo grande tavolo delle scritture nazionali e internazionali. E io credo di non sbagliare, pur nelle mie crisi, credo di non sbagliare se è vero che a Stoccolma hanno adattato. Allora, cercare una coincidenza tra l'uno e l'altro è il compito di Raffaele. Grazie.